Vogliamo rappresentare una bella isola dove distribuire benessere, distribuire, fare educazione verso la salute sia del pianeta che della persona. Dal padel all'anfiteatro, dalla palestra a cielo aperto, alla bike center e all'area giochi per i più piccoli. Oggi a Cavriglia l'atteso taglio del nastro per il centro polisportivo culturale, bello sguardo, un fiore all'occhiello per l'intera vallata. La struttura in alcune sue parti era già in funzione da tempo, ma adesso è stata inaugurata nella sua interezza. Tanto siamo molto soddisfatti di tutta l'attività che è arrivata fino ad oggi. Ora abbiamo completato con un altro campo e soprattutto tutta l'area della palestra, ma siamo contentissimi perché, come sapete, questa è un'area di discarica e quindi abbiamo recuperato un'area urbana che era di livello molto molto basso, con un'attività che più che sportiva è sociale, perché come vedete oltre allo sport facciamo cultura e arte con tutte le statue, con gli artisti che ci girano, gli eventi musicali che saranno più di 30 in questa stagione, e siamo veramente contenti. Abbiamo tantissime persone che frequentano il centro, è bellissimo il posto dal punto di vista della natura e noi abbiamo cercato di essere all'altezza anche delle strutture sportive. Il nuovo complesso sportivo polifunzionale ha mosso investimenti per 2 milioni e mezzo di euro. Questo centro si presta particolarmente per essere il nostro futuro centro anche durante l'estate, ma non solo. Noi speriamo che piano piano si allarghi sempre di più. Aspettiamo i campi da tennis e poi in futuro ci aspettiamo anche dei risultati dal pick and ball.